direttore del museo per averci dato l'opportunità di portare qui il nostro Vega. Arrivo da Parigi stamattina, c'era una riunione del Consiglio di Parigi, l'ultima riunione prima della conferenza ministeriale importante dove si decidono i finanziamenti per i prossimi 3 anni, e un collega mi dice: ah, ho visto sul Corriere della Sera, finalmente sono riusciti a metterti nel museo. Vabbè. Parlando di Vega, come nasce Vega? Vega è nato da un... perché pochi sanno che l'Italia è stato il terzo paese a mettere un satellite in orbita, quindi è una tradizione che viene da molto lontano. È stato anche il paese che è riuscito a lanciare con un razzo di costituzione americana, ma con un team italiano, un satellite italiano. Quindi c'è una tradizione nello spazio molto importante già negli anni 60 con una squadra dell'Università di Roma. E da questa filiera poi è nato l'interesse sui lanciatori, prima su Ariane, sui primi Ariane, su Ariane 5, e a finire con la decisione italiana di proporre all'ESA alla fine degli anni 90, io ero già lì, per quello sono appunto un pezzo da museo, di proporre lo sviluppo di questo piccolo lanciatore, poi avete visto che non è per niente piccolo, perché sono 30 metri, 130 tonnellate al decollo. Perché? Perché si stava creando un mercato di piccoli satelliti, che allora era veramente all'inizio. In Europa avevamo solo questo enorme lanciatore, Ariane 5, che è circa 6 volte Vega, quindi 800 tonnellate al decollo. 800 tonnellate, bisogna pensare, 6 o 7 locomotive al decollo. Vega è una locomotiva come massa. E ovviamente Ariane 5 era più dedicato a orbite geostazionarie, grandi satelliti di telecomunicazione. L'idea è stata un'idea lungimirante, perché effettivamente poi il mercato si è orientato con gli anni verso i piccoli payload, in particolare i payload che ricordava prima Fiorenzo Galli, payload per l'osservazione della Terra, per la conoscenza del nostro pianeta, payload scientifici che lavorano in orbita bassa. Quindi abbiamo cominciato nel 98, all'inizio la questione fu molto dibattuta, devo dire in Europa non siamo sempre migliori come tempi di decisione, però abbiamo ottimi ingegneri e alla fine, quando il programma è stato veramente cominciato nel 2003, è cominciata l'avventura di Vega, con anche il desiderio italiano di avere in ambito europeo una capacità sistemistica, quindi la capacità di conoscere il lanciatore dall'A alla Z, quindi installare in Avio, e poi avremo Giulio Ranzo che spiegherà, l'amministratore delegato di Avio, che spiegherà esattamente cosa fa Avio, tutta la capacità di controllare un lanciatore, quindi la parte propulsiva, la parte sistemistica e la base di lancio. Quindi fu un'avventura straordinaria che culminò nel 2012 con il primo lancio di qualifica che vedrete dopo, il lancio di qualifica a Kourou. E su questo lancio di qualifica, circa un anno prima del lancio di qualifica, mi dicono: guarda, ci sarebbe un satellite, perché nessuno voleva andare sul lancio di qualifica. Tenete presente, lancio di qualifica con un sistema completamente nuovo, mi ero andato a spulciare tutte le statistiche, 30% di possibilità di successo. Mi chiama questo scienziato, Ignazio Ciuffolini, che si occupa di relatività, e mi parla di questo satellite che doveva verificare gli effetti della gravitazione generale sull'orbita, Lens Steering Effect. E gli dissi: beh, gli citai una frase di Thomas Eddington, grande scienziato inglese inizio secolo, che lavorava con Einstein sulla relatività generale. Un giornalista gli chiese: pare che soltanto 3 persone abbiano capito la relatività generale, e Eddington rispose: chi è il terzo? Quindi questo è più o meno la stessa comprensione. Comunque la missione fu una missione perfetta, e devo dire che vedere per la prima volta dopo 10 anni, perché sono progetti che durano 10 anni, con un team molto saldato, molto con ingegneri italiani, con ingegneri europei che lavoravano a Kourou, erano circa 400 persone, e il fatto di avere questo primo successo fu una cosa straordinaria. Da qui hanno seguito altri 14 lanci, abbiamo messo in orbita 30 satelliti, 29 satelliti
di tutti i tipi, osservazione della Terra, scienza, di tutte le nazioni, dal Vietnam al Perù, alla Turchia, insomma tutte le nazioni alla fine oggi vengono su Vega. Vega è anche il leader del mercato per i piccoli satelliti sul mercato commerciale e istituzionale europeo. E questo è anche una parte, se pensate al mercato, se vediamo soltanto dal punto di vista di investimento europeo, di questa tecnologia, di quello che oggi abbiamo in Europa, nei prossimi anni si parla di migliaia di satelliti che saranno lanciati, perché il mercato dello spazio è destinato a triplicare praticamente ogni 3 anni. Mercato come inteso come servizio globale intorno al lancio, intorno ai servizi dei satelliti, di cui il lancio è una piccola parte, però è la parte fondamentale, perché sennò nello spazio non si arriva. Questa è una prima parte, volevo dire, diciamo tutto quello che è intorno al mercato, tutto quello che ci ha portato Vega e l'avventura bellissima per arrivare ai primi lanci. Però c'è anche una parte, lo spazio è anche legato a immaginazione, a frontiera, ogni volta che io gli parlo di lanciatori che si mi dicono, vabbè, ma quando è che andiamo su Marte? Perché c'è questo concetto di frontiera importante, perché Einstein diceva che essenzialmente la vera intelligenza non è nella conoscenza, ma nell'immaginazione. Ora, portare il Vega in un museo unisce questi due concetti, perché non devono essere contraddittori, almeno per un ingegnere, perché la conoscenza è fondamentale per far attivare la parte immaginativa. Questo a me va benissimo, perché ho avuto pochissima immaginazione, mi sono dato più sulla conoscenza, però vedere Vega in un museo e vedere le scuole che vengono a vedere Vega, vengono a vedere queste cose meravigliose, un sommergibile, permette di arrivare, cercare di chiedersi perché, come funzionano queste cose, come, che cosa si può fare. E credo che sia una cosa straordinaria portare degli oggetti di grande tecnologia in un museo. Su questo volevo dire anche due piccoli segreti di Vega, perché arrivando da Via Olone ho visto per la prima volta il Vega qui, l'ho visto sempre sulla rampa di lancio, a ogni lancio, e devo dire l'impatto è notevole. E dato che ho sempre avuto questo impatto notevole quando l'ho visto dal vero, sono andato a guardarmi perché ho questo impatto notevole, perché cioè, al di là della passione per l'oggetto creato, il design, perché? Insomma, sono andato a vedermi il rapporto tra la base e l'altezza di Vega, e non ci crederete che è uguale a quello della colonna Traiana. Quindi questo qui che dà un'idea del fatto che un buon design è anche un bel design, ovviamente, che dura nel tempo, peraltro. Il secondo piccolo segreto è che se voi vedete quella stella, e questo è legato anche a tutti i bambini che verranno e le scuole che verranno a vedere Vega, la piccola stella che è sul logo di Vega è la stella del Piccolo Principe, perché quando non l'avevamo ancora lanciato, quindi abbiamo saputo che era un logo, l'idea della stella del Piccolo Principe, il Piccolo Principe che dice: forse le stelle sono illuminate perché ognuno può pensare che quella è la sua stella, è qualcosa che con un razzo ha molto a che fare, perché quando si alza, quando parte nel fuoco e nelle fiamme in mezzo alla foresta guyanese e si allontana, effettivamente è una stella, è la nostra stella, a meno di tutti quelli che hanno lavorato su questo progetto, che si allontana. E questo rimarrà nel logo di Vega come la stella del Piccolo Principe, perché alla fine siamo stati tutti bambini, anche se pochi se ne ricordano. L'ultima cosa che volevo dire è una cosa un po' meno piacevole, perché dopo 14 successi, e credo che eravamo detentori del record mondiale di affidabilità, l'11 luglio scorso abbiamo avuto il primo fallimento. È successo dopo 130,8 secondi, in maniera assolutamente repentina, e quindi devo dire io